Sono le 12 in punto e la flottiglia catanese, composta da pedalò, canoe e imbarcazioni private, chiude simbolicamente l'accesso al porto Etneo. Una barriera per impedire l'ingresso alla nave C-Star, finanziata da Europe Defend, generazione identitaria, che dovrebbe approdare a Catania nei prossimi giorni, con l'intento di ostacolare le operazioni di salvataggio dei migranti da parte dell'ONG. Questa flottiglia per dare un segnale forte e anche sollecitare le istituzioni, che non basta solo impedire l'approdo di questa nave, anche perché loro valutano che potrebbero anche restare al limite delle acque nazionali e favorire l'imbarco dei loro provocatori che sono qui presenti a Catania. Quindi noi diciamo che bisogna fare una campagna, visto che sono stati solidali con noi veliere, associazioni di velieri, canottiere e altri, affinché non venga boicottato l'affitto di mezzi di trasporto per impedire che si completi questa provocazione, che chiuderebbe il cerchio purtroppo per le operazioni per impedire le partenze, visto che i governi europei stanno finanziando e armando la Guardia Costiera Libica. Intanto avete notizie di questa nave? La nave è partita ieri da Cipro, impiegherebbe circa 5-6 giorni per arrivare nei pressi del porto di Catania. Bandierine sulla spiaggia inneggiano la libertà di movimento, sia all'apertura ai migranti, no alla propaganda fascista, razzista e xenofoba contraria ai principi democratici. L'appello del movimento internazionale Avaz a livello locale ha raggiunto numerosi movimenti e attivisti. E non crediamo che servano altri morti, di nessun tipo, di nessun colore. La C-Star ha come obiettivo quello di impedire di salvare i naufraghi, di impedire una legge del mare che dice che chi si trova in difficoltà deve essere aiutato. Noi pensiamo che sia inumano tutto questo, se posso usare questo termine, e quindi molto semplicemente diciamo che queste idee non devono attraversare il mare.